E torniamo a parlare del caso del pedofilo scarcerato che tiene banco da giorni, perché oggi anche il consigliere regionale 5 Stelle Gianluca Sassi ha chiesto che gli sia revocato il permesso ottenuto dal Tribunale di Caltanissetta per motivi umanitari. E poi altro tema caldo, il fatto che ora viva ancora nella casa Alveare, a pochi metri dalla vittima. La disposizione del giudice Ghini prevede che resti ad almeno 200 metri dalla vittima e che appunto non avvicini il tredicenne abusato.